Vediamo in questo tutorial come creare gratuitamente un blog con WordPress. Non basterà certo un tutorial per spiegare come funziona il grande ecosistema di WordPress che ha tantissime potenzialità. Alla fine di questo tutorial però sarete comunque in grado di creare il vostro primo blog in maniera completamente gratuita. Come prima cosa dovete andare sul sito wordpress.com e quindi cliccare qua al centro su Crea il tuo sito. Potrete quindi creare il vostro account, oppure se avete già un account WordPress potete accedere con Google o con Apple. Io effettuerò l'accesso con Google in quanto ho già un mio account su WordPress. Bene, una volta effettuato l'accesso, la prima cosa che vi verrà chiesta sarà quella di scegliere un dominio per il vostro sito, cioè quello che sarà il nome del vostro sito. Noi inseriamo adesso un nome di dominio a puro titolo esemplificativo. Mio primo sito. WordPress ci proporrà quindi una serie di possibili domini per il nostro sito, la maggior parte dei quali a pagamento, anche se gratuiti per il primo anno, ma quello su cui dobbiamo cliccare noi è il primo che WordPress ci propone, quello dove c'è scritto gratis, e quindi clicco su Seleziona. WordPress mi proporrà ancora i vari piani, da quello personale a quello e-commerce, ma noi per adesso continuiamo creando il nostro sito gratuito, quindi cliccando qua al centro su Crea un sito web gratuito. A questo punto WordPress inizia a caricare il mio primo sito web. WordPress ci caricherà di default anche un tema preimpostato, ma noi possiamo andare facilmente a scegliere il nostro tema. Quindi qui da Design si apre un menu a tendina e andiamo a cliccare su Temi. Andremo quindi a scegliere un tema abbastanza semplice da modificare. Il tema è Stow. Noi cliccando su questi tre puntini possiamo anche vedere un'anteprima del nostro tema. E se il tema è di nostro gradimento possiamo attivarlo oppure scegliere un altro dei temi che WordPress ci propone. In questo caso noi proviamo ad attivarlo. Clicchiamo su Attiva Stow e WordPress procede con l'attivazione del nostro nuovo tema. Bene, una volta che il nostro tema è stato attivato, noi dobbiamo personalizzarlo. Quindi cliccando sul tasto sinistro del mouse, torniamo poi su questo menu qui alla nostra sinistra e clicchiamo su Personalizza. Come prima cosa, dobbiamo dare un'identità al nostro sito. Allora, come vedete, ci compare qui a sinistra un menu, quindi cliccando qua su Identità del sito, io posso scegliere un titolo per il mio sito, il mio sito prova. E poi posso scegliere uno slogan. Impara con WordPress, per esempio. Il titolo e lo slogan compariranno poi anche nelle pagine di ricerca di Google. Bene, una volta data un'identità al mio sito, torno nel menu principale e imposto il menu. Allora, cliccando qua su menu, come vedete, abbiamo un menu primary che è il menu delle pagine del nostro sito. E se siete alle prime armi, io vi consiglio di non modificarlo. Se volete modificarlo, comunque vi basterà cliccare qua su primary e come vedete potete modificare le singole pagine. Basterà cliccarci sopra sulla singola pagina che volete modificare, potete modificare il nome se volete, oppure potete anche eliminarla. Abbiamo poi un altro menu, che è il menu social. Allora, cliccando qua su social, io posso impostare i miei account social. Quindi vado a cliccare sui singoli account, dovrò inserire l'URL, il link al mio account. Posso anche rinominare il canale social, nel caso non si tratti di Facebook, ma di altri canali, come per esempio YouTube, che magari non è presente inizialmente nella lista dei canali proposti. Bene, una volta che ho impostato anche il menu social, devo andare a impostare anche le posizioni dei menu. Quindi clicco qua su tutte le posizioni. Abbiamo detto che il menu primario rimane primary. Dobbiamo scegliere però anche il menu link social. Quindi vado qui su menu link social e clicco su social.
Come vedete, una volta che l'ho impostato, compare qua sotto il menu principale. Quindi abbiamo impostato il nome del nostro sito, abbiamo impostato il menu delle pagine e anche il menu social. Torniamo adesso al menu principale di personalizzazione. Possiamo volendo aggiungere dei widget. I widget sono dei contenuti che noi possiamo aggiungere nel nostro sito. In questo caso li possiamo aggiungere solo a piè di pagina, quindi se io clicco qua su aggiungi un widget, ecco che posso aggiungere, come vedete, diversi elementi, audio, calendari, categorie, una barra di ricerca, eccetera, eccetera. Questi elementi verranno aggiunti a piè di pagina, cioè in fondo al mio sito. Ancora importante sarà impostare la home page, quindi io clicco su impostazioni home page e qua devo scegliere se la home page sarà una pagina statica, come già impostata qui, oppure se sarà la pagina degli ultimi articoli e quindi la pagina del blog. Vi consiglio sempre di lasciare queste impostazioni e di impostare come pagina degli articoli ovviamente la pagina del blog. Quindi qua in basso cliccherò su Seleziona e cliccherò su Blog. Dovete sempre ricordarvi poi di salvare le modifiche cliccando qua in alto su Salva le modifiche. Torniamo quindi sulla nostra home page e torniamo poi al menu principale. Bene, una volta che abbiamo impostato e personalizzato il nostro sito, andiamo a chiudere questo menu. E una volta tornati nella dashboard principale, andiamo a vedere invece come possiamo modificare le singole pagine del nostro sito. Basterà cliccare qua su sito. Si aprirà un menu a tendina e cliccare su Pagine. Mi vengono quindi mostrate le pagine del mio sito. Se io per esempio clicco qua su Home, clicco su questi tre puntini, posso visualizzarla, modificarla, vedere le statistiche, quindi vedere che ha visualizzato la pagina, copiarla o condividerla. Se clicco su Modifica, posso andare a modificare facilmente la mia home page. Mi basterà infatti cliccare sui singoli elementi che voglio modificare, per esempio per cambiare la copertina, basterà cliccare due volte sulla copertina. Come vedete posso scegliere delle copertine di default, ma posso anche aggiungere, per esempio, posso sostituire per esempio questa immagine o con un'immagine che prendo dalla libreria media di WordPress oppure caricandola direttamente dal mio computer. Stesso discorso vale per tutti gli altri elementi della pagina, mi basterà cliccarci sopra per modificarli. Quindi se voglio modificare i testi presenti, cliccherò sui testi e scriverò i miei testi. Quindi modificare le pagine è un'operazione abbastanza semplice. Andiamo adesso a vedere, ovviamente una volta che noi abbiamo modificato la nostra pagina, possiamo salvarla in bozza, possiamo vedere l'anteprima oppure possiamo aggiornarla cliccando qua sul tasto blu Aggiorna. Andiamo però adesso a vedere invece come scrivere il nostro primo articolo. Torniamo quindi indietro alla dashboard principale e sotto pagine, come vedete, compare la voce articoli. Quindi se io clicco qua su articoli, ecco che qua sono già presenti degli articoli di prova. Io cliccando sempre su questi tre puntini posso eliminare questi articoli o posso modificarli. Una volta che ho creato i miei articoli, poi come vedete potete anche facilmente vedere le statistiche, i commenti, condividerli, copiarli o copiare direttamente il link. Mentre per creare un nuovo articolo vi basterà cliccare qua su Nuovo articolo. Quindi clicchiamo su Nuovo articolo. E quindi possiamo iniziare a scrivere il nostro primo articolo. Basterà cliccare sul testo per scrivere il mio testo. In questo caso è un articolo di prova. Clicco poi sul paragrafo per iniziare a scrivere il mio paragrafo di prova. Possiamo poi inserire all'interno dell'articolo diversi elementi. Basterà cliccare su questo segno più qua in alto e possiamo aggiungere diversi tipi di blocchi. Qua vi potrete sbizzarrire poi una volta che create il vostro sito. Ci vorrà anche un po' di pratica per capire come funzionano questi elementi, ma potete comunque facilmente aggiungere dei video, delle gallerie, delle immagini e degli audio o anche dei file direttamente dal vostro computer. Mentre invece se guardiamo qua a destra possiamo ancora scegliere l'altezza della linea.
quindi l'interlinea tra le varie righe dei nostri articoli. Possiamo impostare dei colori per i nostri articoli e ancora tornando qui, cliccando su articolo, posso impostare un permalink per il mio articolo, in questo caso articolo di prova, che è il titolo che io gli ho dato, ma potete scegliere voi come mostrare il vostro link nelle pagine di ricerca. Potete poi anche inserire dei tag e potete inserire un'immagine in evidenza che verrà associata al vostro articolo. Potete selezionare queste immagini direttamente dalla Media Library di WordPress o anche caricarla dal vostro computer. Bene, una volta che voi avrete scritto il vostro primo articolo, potete salvarlo in bozza, vedere un'anteprima oppure pubblicarlo, cliccando su Pubblica. WordPress provvederà quindi ad aggiornare il sito con le nuove modifiche. E a questo punto, se noi torniamo indietro e andiamo a vedere il nostro sito, e torniamo per esempio su Personalizza, ecco che se andiamo a cliccare qua su Blog, comparirà il nostro primo articolo di prova.